Abbiamo le somme dell'estate calcistica. Volume di affari alla chiusura delle liste 3 miliardi 105 milioni. Cifra superiore a quella degli anni precedenti, anche se molto si è fatto a base di scambi e di comproprietà. In testa allo scudetto dei sogni, il Napoli, abituato a stravincere nella stagione in cui la speranza è tutto. Era dai 105 milioni di Jepson che Achille Lauro non sparava così grosso. Non importa che Vinicio sia andato al Bologna, accompagnato da 122 milioni. Grande nutrice di questa campagna acquisti la Fiorentina, che ha messo all'asta i più bei pezzi del suo quadrilatero. Il più caro, l'oriundo calabrese Lo Iacono, ceduto alla Roma e valutato più di 100 milioni. In giallorossa anche l'anziano Schiaffino, il cui solo ingaggio personale ammonta a 11 milioni l'anno. Lorenzo Buffon torna a Milano, a sostenere le rinnovate ambizioni dell'Inter. Per questo c'è anche Zaglio, stimato 125 milioni. Ha lasciato Roma dicendo di preferire la nebbia. Ancora i centravanti alla ribalta degli assegni a 6-0. Brighenti dal Padova alla Sampdoria per 80 milioni. L'ex Pecos Bill Virgili dal Torino al Bari per 50. E per finire, Tozzi, detto l'oriundo, dal whisky facile. Resterà in Brasile.